la dannatio memoria che a fine del Settecento travolse Moncada, ora tocca anche alle altre famiglie aristocratiche di Paternò. Della presenza di nobili famiglie oggi rimane ben poco. Cappelle gentilizie e le vie a loro dedicate, peraltro sporche e putride. Di quei nobili c'è poco da conoscere o da aggiungere alla storia e alla cultura locale. Dal passato arriva una sollecitazione di sprone a quanti vivono e operano in Paternò. La conoscenza della storia del passato serve per capire meglio quale direzione prendere. C'è ancora spazio per l'indagine di come eravamo? Dopo la testimonianza fiume di Giovannino Sparpaglia, che narra la metamorfosi della città di Paternò, oggi ci parla Angelo Loiaco. I Cara, quindi, partendo da Giovannino, che lei conosce, da Giovannino Sparpaglia. Sparpaglia sposò una Maria Cara. Poi c'era Bianca Cara, che aveva sposato Zurdo Cutore, Vincenzo Cutore, e Peppino Cara, che è quello che ha ereditato il titolo di barone. Luigi Cara è il proprietario della casa dove abito io. Pinotta Cara è la proprietaria castello, della villa del Marchese delle Torrazze di Randazzo, perché è stata adottata dallo zio Giovannino e dalla zia Giulia, e poi Giulia Galifi Cara ha sposato Felice Galifi, che era un magistrato e che era fratello di nonna Anna Galifi, quindi io con lo zio Felice e la zia sono nipote da due parti. Nessuna parentela col re. La vicinanza della famiglia Cara a Romeo è dovuta a, quindi, zio Giovannino Cara Romeo, marchese delle Torrazze, era aiutante di battaglia del re Vittorio Emanuele. Le male lingue dicono che il re lo scelse come aiutante di battaglia perché era 1,40 m, 1,45 m, quindi nelle foto il re era allo stesso livello, alla stessa altezza. Però lo zio Giovannino sposò una ricchissima russa, tale Giulia Anetra, che venendo dopo la rivoluzione degli zar nel 1917 e portando tanti tanti soldi, si dice 1 milione delle vecchie lire, fu bellissima donna,
fu promessa in sposa a questo zio Giovannino, che non era una bellezza, però aveva il titolo. E quindi loro hanno restaurato la casa di Statella di Randazzo, dove passò qualche giorno il re con Umberto, con Mafalda, insomma con tutta la famiglia. E non è vero, perché tanti dicono che il re passò pure da Paternò e fu a casa mia. Non è vero, questa è una leggenda da sfatare. Il re è partito con la littorina della Circumetnea da Catania, lo hanno sistemato nell'ultimo vagone con una poltroncina per salutare il popolo che lo acclamava nelle varie stazioni, e si fermò poi a Statella, a Randazzo, dove la ferrovia passava dalla proprietà di Casa Romeo. Ma la foto allora che c'è con lo squadrone qui a Paternò, in effetti è passato da Paternò? Cioè, sì, è passato ma non ha dormito. Ah. È passato da Paternò ma non ha dormito. Qual era la Paternò del dopoguerra, o comunque antecedente alla guerra, fino diciamo ai giorni nostri? Perché secondo lei Paternò, che prima aveva queste famiglie nobili con dei grandi possedimenti che potevano veramente rappresentare la ricchezza di Paternò, poi a un certo punto tutto è svanito? Ma secondo me è svanito perché queste famiglie che guadagnavano moltissimo, perché lei consideri che nel 51, 52, 53 le arance si vendevano a 100 lire, e dopo quanti anni sono passati? 60 anni, 70 anni, tranne quest'anno e l'anno scorso che c'è stata un'impennata dei prezzi, però le arance si vendono sempre a 200 lire, benissimo. Quando si vendevano le arance 100 lire, una giornata di un operaio era 1000 lire. Oggi la giornata di un operaio è 70 euro, quindi 140.000 lire. E quindi è chiaro che non potevano. Questi signori si sono ubriacati, questi grossi possidenti, e si sono trasferiti a Catania, non per utilizzare diversamente il capitale, ma per darsi alla bella vita, e quindi non hanno assolutamente messo a frutto quello che in quegli anni avevano guadagnato. Ma in pratica quelle che sono le costruzioni, i palazzi della Paternò, che appartengono un po' a queste famiglie, cominciando da quella più vicina a lei, Icara, come quella dei Truglio e di tanti altri, perché oggi sono vuote? Solo per il fatto che questa gente è andata via, o perché in pratica non hanno nessun valore storico? Non ci sono, come Catania o come Acireale o anche Caltagirone, dei palazzi nobiliari, tranne possiamo dire forse quello dei Ciancio Pulvirenti, non ci sono
delle costruzioni con ampi saloni, che potrebbero adattarsi ad uffici o a... Quindi è chiaro che le famiglie di oggi non si possono permettere di restaurare una casa del genere, né studi professionali di un certo tipo possono occupare queste case. Ma quindi il centro storico allora è destinato a rimanere così com'è? Perché in pratica tutto quello che è il centro di Paternò, da Piazza Indipendenza a più su di San Giovanni, così come anche la via Garibaldi e magari qua e là dove ci sono le sparse delle abitazioni gentilizie, praticamente è destinato al deperimento. Sì, secondo me non c'è un grande futuro per questi immobili. Queste famiglie che di per sé avevano in mano la possibilità economica di poter lanciare Paternò, a un certo punto, forse gli anni 60, così, certo, hanno lasciato Paternò, si sono date alla bella vita, mentre a Paternò nasceva quello che era il gruppo dirigente dell'onorevole Nino Lombardo, quasi 50 anni hanno amministrato la città. Adesso dopo 50 anni, insomma, Paternò è un po' molto alla deriva. Cosa rimpiange lei di quegli anni? Ma io rimpiango di quegli anni il fatto che, avendo la possibilità economica e la possibilità politica, perché non ci dimentichiamo che Barbaro Giudice e Nino Lombardo hanno occupato posti di rilievo, posti che non abbiamo mai avuto dopo di questi due politici, che ha avuto sempre Acireale, sia politici regionali che nazionali, e non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare al meglio questo, sia le risorse, perché non ci sono state delle attività che hanno sostituito l'agricoltura, cosa che invece Acireale con i limoni è riuscita a trasformare. Io sono sempre ottimista e quindi penso, non lo so, molto probabilmente peggio di così è difficile che possiamo andare, quindi una cosa non si abbessa se non si sfascia, come dicevano gli antichi, e quindi sono molto fiducioso che da questa crisi ci possiamo rimboccare le maniche. Gli Aiello sono una famiglia nobile, magari 3-4 generazioni prima degli Aiello recenti, però sono quelli. I Ciancio, Augusto è stato Ciancio, che è stato governatore, è governatore perché la sua famiglia faceva parte, aveva quarti di nobiltà, non lo so, perché io vengo da una famiglia, il nonno Angelo notaio, il papà notaio, ma il nonno Angelo era figlio di una specie di senzale, non l'abbiamo capito bene che cosa faceva il nonno Luigi, e essendo notaio si è sposato con una donna bellissima, la nonna Anna, che era una califi e che era una nobile di Catania. Sono stati uniti, unitissimi, hanno avuto 6 figli, si sono voluti molto bene, però all'inizio i matrimoni si facevano così. Quando i nobili vendettero i loro terreni, anche i paternesi, i burgisi, si lanciarono all'acquisto dei piccoli fondi, peraltro a prezzi esosi. Si sviluppò un periodo di polemica politica e tra i protagonisti il direttore del giornale La Patria, Giuseppe Coniglio. Il suo bersaglio politico erano i socialisti e i massoni. Rispondo con estrema... Allora, è la stessa cosa che noi altri diciamo, il Rotary, il Lions,
Allora, se lei non fa parte del Rotary, del Lions, del Kiwanis, è uno dei pochissimi, perché ormai ci sono tutti. Lei si immagini che noi altri abbiamo fatto un gemellaggio nel 90, subito dopo la mia presidenza al Lions di Paternò, abbiamo fatto un gemellaggio con il Lions di Siviglia. E il Lions di Siviglia, anche perché il Lions in Spagna è arrivato molto dopo che in Italia, perché a Bonarmada di Franco non permetteva questi americanismi di importare queste cose. Però a Siviglia ce n'era uno solo, Lions. Lei si immagini che a Catania, nella provincia, ci sono 25 Lions. Quindi con migliaia di persone. Sì, conosco molte di Catania. È come ci sono tantissime massonerie con le varie famiglie, con le varie cose, quindi diventa più un circolo di buoni amici. Lei è un appassionato di motori, ogni tanto lo si vede attraverso le vie di Paternò con queste macchine d'epoca, ma cosa ci può raccontare del dopoguerra, di quelle che sono state le competizioni motociclistiche, soprattutto Paternò-Raganna? Beh, il dopoguerra, la Paternò-Raganna, io la racconto come sentito dire, perché io sono del 51, quindi capisce benissimo che non ho delle testimonianze dirette di questa corsa, però avevo uno zio, Iano Aiello, che era uno zio che era sposato con la sorella di mia mamma e, non avendo figli, era affezionatissimo a me e ai miei fratelli, ed è stato lui che ci ha inculcato questa passione per i motori e soprattutto per le moto. Quindi io lo chiamavo ta 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 ta. Noi sentavamo quando zio Iano arrivava al piano cisterna. Quindi, non essendoci tante auto e tante moto, questo ta 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 della motocicletta di zio Iano si sentiva dal piano cisterna, e praticamente al piano cisterna mamma e nonna ci poteva calare la pasta, perché zio Iano stava arrivando. E quindi zio Iano, sicuramente la Paternò-Ragalna ce l'ha fatto vivere in prima persona, perché per lui è stato un grande successo essere arrivato un secondo dopo il famosissimo Arena. E ci ha fatto rivivere i giorni belli delle prove della Catania, della Paternò-Ragalna, quando i 15.000, 16.000 che stavano ai bordi della strada per la gara vera e propria, durante le prove si sbizzarrivano senza fare delle cose che oggi potrebbero essere pericolosissime.